Io presento un emendamento che chiede sostanzialmente lo stralcio dell'interconnessione autostradale tra Pede Montana e Prebemi, la cosiddetta IPB. Chiedo lo stralcio perché in quest'Aula più di una volta abbiamo parlato della soluzione della tratta nord-sud della provincia di Bergamo, trovando anche delle soluzioni, delle varianti dei paesi o del paese che è Verdello, cosiddetto imbuto. Che potrebbe essere una soluzione definitiva al problema senza consumare altro suolo e senza spendere moltissimi soldi. Si parla di 120, 180, 200 milioni di euro. Consumando ettari e ettari di terreno, che però per qualche cavatore può andare bene, perché il progetto iniziale è previsto in trincea in una zona dove c'è molta ghiaia e c'è molta sabbia, quindi potrebbero anche esserci eh, altri interessi. Come al solito la visione eh, di questa regione è una visione eh, monca, è una, è una visione non di lungo termine, è una visione che non ha imparato da quello che è stato, sono state le scelte sbagliate del passato. Avevamo denunciato prima ancora l'avvio dei lavori che Brebemi sarebbe stato un flop e oggi, a due anni e mezzo di distanza dall'apertura, è un flop e ha avuto bisogno già di contributi pubblici e ne avrà ancora in futuro per evitare fallire come società. L'abbiamo detto sulla tangenziale esterna e chiunque può, viaggia tutti i giorni vede le condizioni di traffico della, della cosiddetta TEM. Quindi abbiamo capito che sono stati fatti degli investimenti a favore dei costruttori e non per risolvere i problemi viabilistici, c'era bisogno di una sterzata, c'era bisogno di una visione diversa, una visione che porta, deve portare ad aumentare dal quasi 20 al 40% l'utilizzo del trasporto pubblico locale, ma quando il Presidente Cattaneo ci viene a raccontare, già Assessore ai trasporti di questa, di questa Regione, ci viene a raccontare che ancora oggi, nonostante grandi investimenti, ancora due terzi degli automobilisti, nonostante la tratta media sia minore dei 20 km, si muove dei cittadini, scusate, si muove con l'automobile, non è sicuramente perché ai cittadini piace prendere l'automobile la mattina e passarsi ore di coda a respirare smog, ma è perché non viene messo in campo un piano adeguato in termini di investimenti pubblici per lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Abbiamo visto tagli, parlo della mia tratta anche questa mattina. Io prendo il treno da Bergamo, vengo a Milano in quasi 55 minuti come negli anni 80 Però invece di parlare e di risolvere il problema, di migliorare la tratta, di ridurre i tempi di percorrenza, di invitare le persone a utilizzare il trasporto pubblico, si pensa a fare un investimento che poi è stato inserito anche in questo piano che è quello del collegamento ferroviario tra Bergamo e l'aeroporto di Rio al Serio. Senza alcuno studio di traffico dei pendolari che escono dall'aeroporto e vanno sul territorio lombardo si pensa di investire centinaia di milioni di euro. Anche qua c'è il giochetto delle cifre, interviene il sindaco Gori, parla di 120, poi l'assessore sorte ribatte e giusto l'altro giorno ci dice che sono pronti 180 milioni di euro. Come al solito invece di sistemare le tratte esistenti, migliorare la vita dei cittadini lombardi, si pensa a grandi opere che riempiono le pagine dei giornali e le tasche di qualche costruttore. E non risolvono i problemi dei lombardi. Non si studiano i piani e i movimenti dei cittadini, come si muovono i cittadini, si studia sempre, si cerca sempre di mettere una toppa che è peggio del buco. L'abbiamo visto con le autostrade pedemontana Brebemi e Contem. Auspico e spero, anche magari per mancanza di fondi, che non ci troveremo tra qualche anno a commentare altre autostrade deserte e sempre meno persone che utilizzano il trasporto pubblico.